Se fino a qualche settimana fa quello ad essere incerto sui suoi sentimenti era Tommaso Franchi, nelle ultime ore, qualcosa sembrerebbe essere cambiato. Ricordiamo che, il GFino, durante la sua trasferta in Spagna, nella casa del Grande Fratello spagnolo, parlando con i coinquilini spagnoli, aveva confidato di non essere interessato ad avere una relazione con Maria Vittoria Minghetti, né tantomeno di essere interessato a Maika Bendesito. Una volta tornato in Italia, però, Tommaso si era poi riavvicinato alla Minghetti, arrivando a confessare di essere interessato ed attratto da lei. Non a caso, nei giorni scorsi, ha anche scritto una canzone per lei. Tuttavia, al momento, quella ad essere incerta sui suoi sentimenti sarebbe Maria Vittoria. Nelle ultime ore, confidandosi con Amanda Lecciso e Javier Martinet, ha lasciato intendere di essere interessata e di pensare ad un'altra persona. Grande Fratello, Maria Vittoria presa da Alfonso. In realtà, già nelle scorse settimane, la GFina, confidandosi con altri coinquilini, non aveva nascosto i suoi dubbi e la sua indecisione riguardo a Tommaso sia per i suoi reali sentimenti sia per l'età. I giorni in Tugurio, di sicuro, l'avranno aiutata a riflettere su cosa realmente vuole e su cosa no, ma a quanto pare l'avrebbero avvicinata anche ad un'altra persona, Alfonso D'Apice. I due GFini hanno trascorso diversi giorni insieme nel Tugurio del Grande Fratello e condividendo pensieri e confidenze, si sono avvicinati molto a tal punto da portare la ragazza a nutrire più dubbi sui suoi reali sentimenti nei confronti dell'idraulico toscano. Così, nelle ultime ore, parlando e confidandosi con Amanda Lecciso e Javier Martinet, la Minghetti si è lasciata andare ad una confessione: c'è qualcosa che è cambiato. Diciamo che sono uscita dal Tugurio, c'ho confusione mentale. Stasera però ho dormito con Tommy, ho comunque confusione. Mi è mancato tantissimo, ma si è aggiunto un tassello. Se parlo di un'altra persona? Eh sì, lui, cenno del capo verso Alfonso. Dai, basta che esce la clip. E adesso? Cosa succederà a questo punto? Maria Vittoria lascerà per sempre Tommaso? Ma soprattutto come reagirà Alfonso? Ricambierà i suoi sentimenti?